Presentazione in grande stile per la C4 nello scenario della Chiesa Tonda di Spello, la matricola sbarca in eccellenza dopo una stagione da record tra sogni, solide realtà, cabale consolidate e un derby alle porte. La prima partita con ogni probabilità sarà il derby contro il Foligno. Tutti in bici al blasone? No, tutti a piedi penso, tutti a piedi, sicuramente tutti a piedi. No, non lo so, adesso vedremo, sicuramente ci sarà il girone di Coppa che sarà Cannara e Foligno, perciò sarà per noi un girone sicuramente importante, partite comunque emozionanti, perché comunque fare un derby a Foligno e con il Cannara, società storiche che hanno fatto veramente la gloria del calcio umbro, perciò per noi è sicuramente sinonimo di orgoglio. Volevate vincere la promozione, l'avete fatto battendo tutti i record, adesso in eccellenza? Ma in eccellenza non dimentichiamoci che comunque noi siamo una neopromossa, perciò ovviamente ci sono società importanti, Sansepolcro, Elera, penso, e anche comunque il Massamartana che ha fatto questa fusione, comunque sono società che hanno fatto molto bene, hanno un passato. E noi sicuramente abbiamo costruito una rosa importante, sicuramente non ci possiamo nascondere. Però il nostro obiettivo è di stare là davanti, poi partita per partita vedremo quello che uscirà fuori. Pippo Petterini è stato sicuramente un valore aggiunto in tutto, perché guarda, sono sincero, negli anni magari succede che il direttore sportivo cerca giocatori, però con Pippo Petterini, direttore sportivo, ci sono stati dei giocatori che hanno cercato Pippo Petterini. Perciò è stato più facile, ovviamente, ma ovviamente noi abbiamo messo la faccia di Pippo, però dietro non è che l'abbiamo lasciato da solo, sicuramente c'è una società ambiziosa, solida, e di conseguenza gli abbiamo permesso di fare un mercato valido. Però ecco, ripeto, Pippo Petterini penso che abbia fatto di più di quello che noi potevamo pensare, ma soprattutto per la credibilità che c'ha questo ragazzo, insomma. La voglia di crescere, di far bene, si vede prima di partire anche dalle piccole cose, migliorie allo stadio di Spello, che vanno dalla tribuna all'ampliamento del parcheggio, sì. Stadio di Spello che ospiterà le gare interne della C4. Sì, faremo tutte le gare a Spello, il comune di Spello ci ha aperto le porte in una maniera splendida, contentissimi ovviamente di stare lì, anche che magari non possiamo negare che la volontà di stare a Foligno, essendo una squadra di Foligno, ci abbiamo provato in tutti i modi. Si comincia con la Coppa che conta quanto per la C4? Beh, la Coppa sinceramente conta, perché ovviamente quello che poi ho sentito da Pippo, che lui è riuscito a vincere anche il Foligno, è un'esperienza bellissima, perciò noi abbiamo una rosa competitiva che possiamo dire la nostra entrambe le competizioni, e perciò la Coppa sicuramente sarà un obiettivo importante per noi. No, il fatto è, non è che i giocatori mi dicevano, però il fatto che magari l'età è quella che non mente. Avendo giocato fino a pochi anni fa, bene o male conosco e mi conoscono gente comunque sia che gioca, un po' tutti. E quindi è capitato che durante l'estate di aver parlato, sì, credo con 1000 persone, 1000 giocatori possibile. Adesso così, però probabile. Quest'anno è un'impresa più complicata, più complessa, secondo me, dell'anno scorso. Grazie, diciamo, comunque sia alla società, a Marco, al presidente Zoppi, abbiamo costruito, e magari a quel pizzico, insomma, di conoscenze mie, abbiamo costruito secondo me un organico competitivo da mettere a disposizione dello staff tecnico, e niente, abbiamo ora la Coppa che inizierà il 21, come subito per testare di che pasta siamo, mettiamola così. Però siamo ambiziosi, ripeto, come ho detto già dei tuoi colleghi, siamo ambiziosi e vediamo se siamo pronti, insomma, per questa categoria, che comunque, non ce lo scordiamo, è la prima, è la Serie A regionale, e noi siamo comunque sia una società che quattro anni fa non esisteva, 3 anni fa era in seconda categoria. Partendo da un gruppo di amici. Il primo è qui dietro a te, che è il mister Giacomo. Poi seguendo Zoppi, seguendo Cesaretti e Silveri per il settore giovanile, seguendo Marco, che è 20 anni che lo conosco, è un gruppo di amici. Però adesso ci sentiamo per telefono. Aspettami, mister, aspetta un attimo, domattina sì, domani gioca a padel alle 9:30. Un gruppo di amici. Il mister è inguardabile a padel, Nick. Sono bellissimo, stasera. Stasera, ma stasera non stai giocando a padel. E comunque, ciao! E comunque, ripeto, un gruppo di amici. È una fortuna, in tante cose è una fortuna,
dobbiamo continuare a far sì che questa fortuna, insomma, ci porta a raggiungere quegli obiettivi che ci siamo prefissati. Fissiamo allora l'obiettivo, che sia Coppa, che sia campionato, che no, sia l'obiettivo è essere protagonisti, è chiaro che uno quando gioca, gioca per vincere. Io, anche quando non ero il favorito, comunque sia, va in campo per vincere, non è che poi andare in campo per pensare per no, voi dite. Affrontiamo Coppa e campionato con l'idea di essere protagonisti in tutte e due le competizioni, mettiamola così. Poi speriamo di riuscirci, non è detto che ci si riesce, non sempre ci si riesce, però speriamo di farci. Stefano Raponi alla C4 con un solo scopo, quello di fare da parafulmine a Pippo Pettirini. Beh, direi di sì, lo conosco da tanto, quindi ho accettato anche per questo, no? Scherzi a parte, mi fa molto piacere aver intrapreso questa esperienza con un bellissimo gruppo di persone e di molto appassionate che hanno voglia di crescere, di strutturarsi, lo stanno dimostrando, stanno facendo bene da questi anni e quindi... Che cos'è che ti ha convinto? È stata una scelta personale legata a molti fattori e la cosa che mi è piaciuta di più è la loro voglia di crescere, l'ambizione di fare bene e soprattutto la serietà che ho incontrato nelle persone con cui ho parlato e che si sta dimostrando un bellissimo gruppo già da questi primi giorni. Molto affiatato, molto legato e queste per me sono cose molto importanti al di là poi della categoria. Stagione numero? Ha perso il conto Daniele Fornetti. Sì, forse in prima squadra non so se 28, 29, non lo so, però non lo voglio neanche calcolare. La preparazione neanche ti pesa. Abbiamo iniziato mercoledì, il ritmo è più alto, già si vede che rispetto all'anno scorso i ragazzi nuovi hanno portato questa ventata di professionalità e anche di intensità. Sto nel gruppo, dai, per ora abbiamo fatto dei test, sto con qualcuno insomma non staccato dietro, quindi per me questo è già un traguardo importante. Però. Fuori quota classe 2007, no tu? Sì, 2006. A questi livelli non è scontato avere a disposizione ciò che abbiamo e avremo anche in futuro noi, quindi per me la parola chiave sarà umiltà, ma soprattutto rispetto. Rispetto perché c'è tanta gente dietro a noi che si fa in quattro anche come volontariato per non farci mancare niente e per cercare di metterci nelle migliori condizioni possibili per giocare, quindi quello credo sia la parola chiave, insomma. Capitan Fornetti ha detto che Paolo Zoppi non vende sogni ma solide realtà. No. Insieme a Pradelli però, tutti insieme. No, abbiamo... Una gran serata, se il buongiorno si vede dal mattino? Continuiamo ancora così, guarda, ti dico la sincera verità, è solamente un inizio, credetemi, insomma stiamo insieme, divertiamoci, arriviamo alla fine dell'anno che poi tireremo le somme quelle migliori, quelle cose giuste, insomma, ecco. Si parte sempre da un nucleo di amici che è iniziato piano piano, ma adesso sì. Insomma... Continuiamo a essere sempre un nucleo di amici, ve lo ripeto, è forse la forza principale della società. Questo nucleo di amici che stiamo crescendo, ci confrontiamo quotidianamente e iniziamo a crescere anche tra di noi, però siamo sempre un gruppo di amici, anzi si sta allargando, la cosa importante è questo. Lo spirito quindi è sempre quello, cambiano i campionati, si scalano le categorie. E la C4 rimane la stessa, rimane una splendida scuola calcio con un obiettivo, continuare a crescere. Perché non è solo prima squadra, ma anche e soprattutto il settore giovanile, anche femminile. E anche femminile, sì. Continueremo ancora il percorso ancora più forte con l'Atletico Foligno, che milita in A2, è la squadra della città. E continueremo il rapporto sempre con Vista e Sateraglio per la costruzione ancora più forte della squadra femminile. Ecco. Qual è la domanda? Qual è la cabala? Però so che c'è una cabala. Dai, digliela a te. Qual è? Quella di pranzo? Quella di pranzo, sì. Allora, il pranzo è, se è la partita in casa è di giovedì. Se è la partita fuori è di venerdì. Quindi io sono invitato a casa della mamma del direttore, quando si gioca in casa andiamo il giovedì, quando si gioca fuori casa è il venerdì. Il menù è fisso? No, il menù lo inventa. Il menù è quello che cucino io. È che è tanta roba, eh. È che è tanta roba. Tradizione da riproporre anche in eccellenza, quindi. La studiamo questa. La studiamo, via. Questa, probabilmente si farà, però bisogna studiarla insieme. In promozione è stata fatta. In eccellenza la facciamo come? Sempre giovedì e venerdì? Certo. Va bene, allora confermo che la cabala sarà giovedì in casa pranzo, venerdì fuori casa quando si gioca. Va bene? Ok.